Buonasera a tutti, possiamo cominciare ancora qualche minuto per un problema tecnico. Eccoci qui. Allora un caloroso benvenuto da parte dell'Associazione Mestre Mia e in collaborazione con il campus dell'Università di Caposcari per questo terzo e ultimo appuntamento della sessione invernale dei Caffè delle Scienze. È una rubrica che è stata curata dal dottor Andrea Bigliotti, al quale farei un applauso perché ha dedicato veramente tanto tempo, tanto impegno, tante ore, ma anche tante soddisfazioni, devo dire questo. Allora, noi riprenderemo il Caffè delle Scienze sempre qui, presumo, con la sessione primavera. E dunque gli argomenti ancora non li abbiamo decisi, ma saranno ugualmente molto interessanti. Io, prima di passare la parola ai nostri relatori, volevo fare un piccolo ringraziamento a dei relatori che ci hanno dato il loro contributo con l'intelligenza artificiale, e mi riferisco al professor Marcello Pelillo del DAIS. Volevo ringraziare lo stesso giorno la dottoressa Teresa Scatamburro, sempre del DAIS, che con Pelillo hanno dato il loro contributo all'intelligenza artificiale. Poi abbiamo avuto il 16 ottobre Doriana Visentin dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Venezia, va bene? E anche il professor Andrea Gambaro. Oggi introdurrà, adesso passo subito la parola ad Andrea Bigliotti, introdurrà i nostri due relatori, e buon ascolto a tutti, grazie ancora e speriamo di rivederci la prossima primavera, ma io penso già da gennaio, fine gennaio in poi. Grazie ancora e buon ascolto. Grazie. Bene, benvenuti, grazie della vostra presenza anche da parte mia. Avete visto che stiamo lavorando e spero che riusciamo a risolvere il problema tecnico per le presentazioni. Volevo solo fare altri due brevi richiami o notizie per coloro che sono qua per la prima volta. In parallelo al Caffè delle Scienze, Mestre Mia organizza sempre qua una serie di incontri con autori del territorio. Si svolgono il lunedì alle 17:30, trovate sui tavoli il piccolo depliantino che illustra gli autori che sono già stati presentati e che saranno ancora presentati. Ce ne sono anche altri due incontri. Il prossimo, direi che ha un'attualità importante e un autore molto noto, è Gianfranco Bettin con il suo libro, che oramai non è più l'ultimo, visto che oggi vedevo che c'era la presentazione di un lavoro che ha fatto con Maurizio Dianesi, comunque Cracking, su una delle realtà più importanti di Porto Marghera. In parallelo abbiamo anche una collaborazione con il Museo M9, che ha realizzato un itinerario selezionato dei materiali che sono proposti nel museo con un taglio scientifico. Chi vuole usufruire dell'opportunità di un ingresso a prezzo scontato, nonché con questa proposta di itinerario, può lasciare il nominativo alla fine dell'incontro lì al tavolo alla mia destra. E basterà poi che quando va entro la fine dell'anno appunto ricorda che lui ha lasciato il suo nome per usufruire di questa promozione. Se poi c'è anche un desiderio di associarsi alla nostra associazione, per l'appunto la cosa è sempre gradita, sempre lì al tavolo. Dunque, la conversazione di oggi entra nel vasto campo dei cambiamenti climatici. Nei caffè che abbiamo sviluppato quest'anno c'è stato una sorta di filo rosso che ha attraversato diversi aspetti della crisi ambientale con cui siamo confrontati,
Ricordo che abbiamo dedicato appunto un caffè all'inquinamento dell'aria, l'aria che respiriamo, un precedente caffè nel ciclo di primavera ha avuto come tema il riciclo dell'organico, quindi una tematica di economia circolare, di attività di recupero di risorse. Venerdì scorso abbiamo realizzato un incontro all'auditorium che ha preso spunto dalla ricorrenza dei 150 anni della tavola degli elementi, per affrontare anche delle tematiche relative allo sviluppo sostenibile con due importanti protagonisti dell'industria del nostro territorio, la raffineria Eni con la sua raffineria e BASF, l'industria chimica internazionale fra le principali che operano in questo comparto dell'industria. Quindi c'è in qualche modo una traccia che ha unificato questi incontri. Oggi abbiamo con noi due protagonisti che fanno parte di un complesso di centri di ricerca sulle tematiche dei cambiamenti climatici che abbiamo nella nostra città, che sono fra i più importanti nel panorama nazionale. Sottolineo che probabilmente si spera che ci saranno delle opportunità di ulteriore sviluppo di questi centri di ricerca. È di questi giorni, di ieri mi pare, l'approvazione alla Camera di una mozione che fra le diverse misure di intervento per la protezione e il rilancio dell'area di Venezia include anche un auspicio di realizzare un centro di ricerca internazionale o di rilanciare centri di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici proprio qua nella nostra città. Quindi direi che siamo già ben attrezzati e probabilmente si spera in un sviluppo ulteriore. Vi presento fra un attimo i due relatori. Al termine di questa nostra conversazione ho voluto invitare nuovamente, come era avvenuto in primavera, una giovane amica, Anna De Faveri, di Fridays for Future Venezia, perché credo che sia giusto, visto il tema, dare uno spazio anche a questa loro energia e iniziativa, e quindi ho chiesto che ci raccontasse qualcosa di cosa stanno facendo, e quindi un piccolo spazietto, il tempo è limitato per l'organizzazione della serata, ma lo dedicheremo anche a loro. Vi presento allora i nostri due relatori di oggi. Invertiremo l'ordine delle presentazioni nella speranza che nel frattempo si riesca a sistemare la parte tecnologica. Allora, alla mia destra Valentina Giannini, che è ricercatrice presso il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che ha sede non esattamente al campus ma al Vega, qualche centinaio di metri a lato, ed è vice coordinatrice dello European Topic Center on Climate Change Impacts, Vulnerabilities and Adaptation, se posso permettermi di tradurre, in un centro sullo studio dei cambiamenti climatici, nei loro impatti, negli aspetti di vulnerabilità e negli sforzi di adattamento. Ha operato, è di formazione architetto urbanista, ha operato in un gruppo multidisciplinare nel redigere il piano regolatore di due città italiane di medie dimensioni, quindi potrebbe anche dire qualcosa per la nostra città. Ha operato anche in molti paesi esteri, con la particolare abilità a lavorare in società con culture diverse. Poi il professor Dario Battistel, professore associato di chimica analitica all'Università al campus di Via Torino,
la sua attività di ricerca prevalentemente focalizzata sulle ricostruzioni climatiche allo scopo di chiarire le dinamiche clinico-ambientali che hanno influenzato l'evoluzione delle società umane nel corso della storia. Non aggiungo altro, passo la parola. Buonasera a tutti, grazie Andrea Bigliotti e all'Associazione Mestre Mia per aver organizzato questa serata e per avermi dato la possibilità di parlare. Diciamo che non è per me personalmente il mio miglior giorno per parlare, la miglior settimana per parlare, perché io abito a Venezia, in Giudecca, quindi anche voi a Mestre non è che proprio abbiate avuto poca pioggia nei giorni scorsi, per cui diciamo che io mi occupo di ricerca e cerco sempre di portare un punto di vista scientifico, cerco sempre di portare dei fatti. Portarli in questa settimana sarà un po' più difficile del solito, per cui mi perdonerete se magari a volte potrò sconfinare un po' in una polemica, cercherò di non farlo, di farlo il meno possibile. Ecco, proprio questa mattina, per riportarvi un punto di vista scientifico, io avevo preparato una presentazione, ho pensato nei mesi che sono intercorsi tra quando ci siamo conosciuti e oggi di cosa avrei potuto parlare. Ci siamo confrontati anche con Dario, avevo un'idea, ovviamente le presentazioni si fanno poi sempre all'ultimo, per cui poi la presentazione l'ho fatta tutta diversa, perché l'ho fatta all'inizio di questa settimana. Però ancora questa mattina ero a Ca' Foscari, in aula Baratto, a sentire una presentazione di un report pubblicato, che è stato pubblicato qualche giorno fa da The Lancet, che è una delle riviste scientifiche che si occupano di medicina più importanti, sugli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute. Risultato di un gruppo, di 5 gruppi di lavoro, alcuni si sono occupati delle infrastrutture, alcuni della mitigazione dei cambiamenti climatici. Comunque mi sembra che un po' il messaggio che viene da questo report è che noi abbiamo le risorse e le capacità per poterci adattare, per cui per poter diminuire gli impatti del cambiamento climatico sulla salute umana, che è oltretutto molto vario, perché può essere sulle infrastrutture ricettive, perché gli ospedali ovviamente devono essere messi in grado di funzionare nonostante certi eventi climatici, che è sicurezza alimentare, perché il clima impatta anche su questa, e quindi la salute, che è salute mentale anche di chi è sottoposto a questi stress di questi eventi speciali, e via discorrendo, ecco. Un'altra cosa che mi piace dire come spunto che viene dalla presentazione di questa mattina è un primo aneddoto sul maladattamento, a seguito di una domanda che è stata fatta sull'uso dell'aria condizionata come strumento per mitigare, diminuire il rischio dovuto alle ondate di calore. Questo è un esempio emblematico nel settore di cui mi occupo io, perché è ovviamente in conflitto non solo con la mitigazione ai cambiamenti climatici, quindi non solo usando aria condizionata io emetto ancora più gas serra, per cui faccio aumentare il problema, ma anche nell'immediato, perché come noi sappiamo le aria condizionata sono pompe di calore, per cui faccio aumentare in effetti la temperatura in una città. Allora, per questioni di tempo io salterò la definizione di tante cose, dando un po' per scontate che si sappiano, però se ci sono delle parole che non capite non è necessario arrivare in fondo a questa presentazione che io seguirò sul mio telefono, perché abbiamo qualche problema. Per me l'importante è arrivare tutti insieme a un certo punto, per cui se dico cose che voi non capite alzate pure la mano, interrompetemi, chiedetemi, facciamo una chiacchierata anche un po' informale, certo, visto che... Per cui il tema uno è il tema del maladattamento, ovvero vedere quali sono quelle misure di adattamento che però hanno delle ripercussioni e degli effetti negativi, anche se magari non intenzionali, però noti. Per cui cercare di scegliere dal menu, diciamo, di possibilità che abbiamo, quelle che magari invece operano in sinergia con delle altre. Per cui invece che l'aria condizionata, l'isolamento termico degli edifici. E qui viene fuori la parte della mia formazione da architetto, ecco, questo è. L'altro aspetto che era emerso da questa conversazione mattutina era la priorità di investire, adesso con la dichiarazione dell'emergenza arriveranno un sacco di soldi, che dovranno essere però spesi con delle priorità, per cui è stata fatta questa domanda alla relatrice, e la relatrice ha indicato pannelli solari, energie rinnovabili, perché così andiamo in un passo verso un futuro sostenibile, diverso. E qui ci scontriamo subito con un altro aspetto, perché abbiamo delle città
non parlo solo del centro storico di Venezia, ma anche a Mestre, in centro storico, probabilmente sono impedita l'installazione dei pannelli solari, in tanti centri storici d'Italia, per cui tanti impianti sono stati fatti a terra, però in terreni che magari dovrebbero essere dedicati all'agricoltura, altrimenti anche qui finiamo di nuovo in un circolo vizioso, ecco, per cui questo è un po' il tema generale. Poi, progredendo, la mia prima diapositiva cercavo di capire, di porre, immagino, delle domande, di trovare delle risposte a delle domande che forse vi sarete fatte anche voi, perché poi appunto in tutta l'Italia c'è stata un'ondata di maltempo e anche a Matera, io sono ligure di origine, per cui anche in Liguria in passato ci sono state degli eventi di inondazione che sono quelli più evidenti in Italia, ma l'Italia in realtà probabilmente diventerà sempre più asciutta, sempre più secca, per cui anche questo sarà un altro problema, non solo quello delle inondazioni, per cui di chi è la responsabilità di tutto questo che sta succedendo? Stiamo parlando di cambiamenti climatici, di riscaldamento globale, per cui di un cambiamento del clima. Un breve solo richiamo al fatto che la differenza tra clima e meteo è quella che il clima è una statistica di decenni per capire in un dato periodo dell'anno quali sono le caratteristiche in media. Il clima invece ci dice da qui a 5 giorni come saranno, 3 giorni, 5 giorni, come saranno le condizioni. Il meteo, sì. Il meteo a breve termine, le statistiche e i dati osservati nel meteo a lungo termine ci dicono il clima, e questo è incontestabile ormai, che il clima si sta riscaldando, ma non è solamente una questione di riscaldamento globale, è una questione anche di distruzione della natura. Tra parentesi, avreste visto scritto in Italia, perché un po' il libro che ho sentito anche per fortuna citato recentemente più e più volte è La distruzione della natura in Italia di Antonio Cederna, pubblicato in Audi nel 1975, che per me rimane ancora uno dei riferimenti, perché non è solo il cambiamento climatico che fa aumentare le precipitazioni, che fa aumentare la siccità e tutti questi eventi, ma c'è anche dall'altra parte l'antropizzazione del territorio che fa aumentare l'impatto di questi interventi, perché finché c'erano delle casse di espansione dei fiumi, della laguna, le stesse millimetri di pioggia non avevano lo stesso risultato, non impattavano così tanto le nostre società. E cosa si può fare? Era la domanda anche che ognuno di noi si pone e alla quale cercherò di dare una risposta nel corso di questa mia presentazione, per cui ovviamente la soluzione, l'avrete capito, non è una soluzione solamente di un settore, non è che io posso solamente dire cosa posso fare per il riscaldamento globale, ma io devo prendere in considerazione tutti i settori, tutti gli impatti, per cui in una soluzione olistica io dovrò sì adattarmi ai cambiamenti climatici, ma non solo. Parlando di responsabilità, vi avrei fatto vedere un atlas dell'inquinamento per far capire nel mondo come è distribuito, parlando di mitigazione, come sono distribuite le emissioni di anidride carbonica. Ecco, anche qui un breve richiamo: mitigazione si intende l'abbattimento dei gas serra, quelli che provocano il riscaldamento globale, mentre per adattamento, vabbè, è più intuibile quello che io devo fare, per cui ovviamente ci sono delle emissioni globali, ormai la Cina è il primo emettitore, però bisogna anche tener conto poi delle responsabilità di ogni paese, perché comunque i cinesi sono molto di più degli statunitensi, per esempio, per cui ci sono delle diverse misure di emissione di gas serra che possono essere pro capite oppure magari per PIL prodotto, per bene prodotto, le emissioni che servono per produrre un determinato tipo di bene. A livello internazionale c'è anche un dibattito, io non seguo tanto le negoziazioni, però alcuni colleghi che ne seguono e ogni tanto ci riferiscono, c'è stato anche un po' il dibattito se spostare magari dal consumo alla produzione, cioè scusate, dalla produzione al consumo, perché adesso le emissioni di gas serra vengono rilevate in base a chi produce un bene, però con la globalizzazione un bene prodotto in Cina viene magari consumato in Italia, per cui come si misura l'emissione di gas serra, dal paese che lo produce o dal paese che lo consuma il bene? Questo è un altro spunto di riflessione, perché non è neanche tanto magari eticamente corretto imputare ai paesi produttori l'emissione di gas serra quando siamo noi consumatori che facciamo produrre
quei determinati beni. Ecco, sempre per parlare di impostazioni scientifiche, vi avrei fatto vedere una mappa prodotta dal servizio di gestione delle emergenze di Copernicus. Copernicus è un sistema di satelliti europei che danno delle informazioni non solo sui cambiamenti climatici ma anche su tanti aspetti, per cui una mappa fatta in tempo reale per permettere l'aiuto delle popolazioni. In questo caso vi facevo vedere Venezia, ma non è esclusivamente su Venezia, ovviamente viene attivato un servizio di emergenza e queste sono informazioni in più che valgono per qualsiasi tipo di catastrofe, per cui anche terremoti, vulcani e quant'altro. Sempre come esempio vi volevo far vedere un grafico che però trovate nelle informazioni del Centro Maree, che ogni anno pubblica delle statistiche dell'anno precedente, per cui se guardate all'inizio del 2019 sono state pubblicate le statistiche del 2018 e qui si vede che è aumentato a partire dal 1872 il livello del medio mare, con delle oscillazioni però gradualmente è andato aumentando, e che sono aumentate anche in numero le acque alte al di sopra dei 110 centimetri. Io continuo a usare questo esempio perché mi sembra il più vicino a noi, ecco, quello che io conosco maggiormente. E questo saranno cambiamenti climatici? Può essere nell'ipotesi migliore una concomitanza di due fattori, appunto, in questo approccio olistico. Possono essere le subsidenze che parte del suolo di Venezia, della Laguna, di Mestre, di Marghera hanno avuto per via dell'estrazione, dell'intenso sfruttamento delle falde acquifere. Può essere un lieve magari innalzamento del medio mare, può essere un impatto dei cambiamenti climatici perché le onde di maree ovviamente fanno parte di tutto questo, per cui è importante e scientificamente ci sono le possibilità di determinare in quanta parte l'innalzamento del livello del medio mare sia dovuto a uno o a un altro fattore, però risulta comunque che il medio mare si sta alzando e questo è un fatto scientifico. L'anno scorso sono state poi, il 29 ottobre in particolare, ci sono state una serie di record come tempo di durata, abbiamo avuto un minimo di marea che era al di sopra dei 110 centimetri, adesso qua è un po' piccolino, non riesco a mi sembra di ricordare che sia sui 116-119 centimetri, che è il minimo più alto. Questo e poi dei record anche in marzo, che sui minimi, un marzo con le maree così alte, che poi stiamo parlando di 52,4 centimetri, non è altissimo, per cui questo per significare semplicemente che è tutto, non sono da valutare solamente gli eventi estremi, ma bisogna valutare anche lo stato costante delle cose. Mi viene un po' da fare magari un paragone in termini medici, anche se non è proprio il mio campo. Va bene, sì, è preoccupante la febbre a 40, ma è preoccupante anche un mese di febbre a 37. 37 e mezzo, vuol dire che c'è qualcosa di irrisolto, per cui sì, i picchi, no? Questo magari lo sentiamo anche noi, però anche quelle situazioni che poco per volta, in maniera impercettibile, si vanno modificando. Ecco, questo era un po' il quadro di tinte fosche, però abbiamo delle soluzioni, anche la scienza, la tecnica ci danno anche delle soluzioni a tutto questo. Ovviamente si può partire dal livello globale o dal livello locale. Io sì, forse nel caso di cambiamenti climatici vale la pena fare riferimento agli accordi quadro, all'accordo quadro delle Nazioni Unite, al pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, l'accordo di Parigi, tutti questi accordi internazionali e globali che faticosamente si stanno mettendo in campo, si stanno implementando. Per me risulta anche difficile capire come sia possibile vedere foto della Terra fatte dalla stazione spaziale internazionale, dove ci sono, visto che stiamo parlando anche del caffè della scienza, importantissimi esperimenti scientifici e tecnologici. Abbiamo le immagini, mi vedo riflesse. Abbiamo
la cooperazione internazionale ad altissimo livello, il trattato per combattere il buco nell'ozono, che poi ha degli impatti anche sui cambiamenti climatici, perché i gas che producono il buco nell'ozono producono anche effetto serra, per cui anche riscaldamento globale. Siamo riusciti come società umana su alcune cose a trovare l'accordo, appunto la stazione spaziale internazionale, ci sono progetti di tutto il mondo, e su altre invece non si riesce. È bene anche andare oltre certe dicotomie, perché si parla sempre di paesi emettitori di gas serra, paesi ricchi, sviluppati, industrializzati, che sono responsabili del cambiamento climatico e hanno la capacità di adattarsi, mentre alcuni paesi, sempre parlando per grandi idee, si pensa sempre ai paesi più vulnerabili, quelli tradizionalmente più poveri, l'Africa, alcune parti dell'Asia, come quelli che soffrono invece gli impatti, e invece vediamo costantemente che non è così. Io come esempio avevo messo l'uragano Sandy a New York nel 2012, ma si può benissimo mettere anche l'alluvione della settimana scorsa, o non solo a Venezia, appunto, anche in altre parti d'Italia. Per cui bisogna pensare a delle strategie di lungo periodo, delle strategie di mitigazione che valgano anche per l'adattamento e che ci mettano soprattutto su un diverso percorso, per cui un percorso che deve essere sostenibile, che deve essere condiviso e che deve arrivare a evitare quelle pratiche di maladattamento a cui facevo riferimento prima, per scegliere delle altre strade più percorribili, più di maggior respiro. Ecco, come ha ricordato, parlando un po' della mia biografia, io in questo momento mi occupo di questo centro tematico su impatti e vulnerabilità dei cambiamenti climatici, che è una consulenza, diciamo, che il CMCC offre all'Agenzia Europea per l'Ambiente, che ha sede a Copenaghen. Una delle attività principali di questo centro tematico, che è quello direttamente, oltretutto, di cui mi occupo io, è quello di gestire e di mantenere una piattaforma sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Questa piattaforma, che è molto complessa, che comprende qualche migliaio di pagine di informazione, è rivolta agli amministratori pubblici, per cui al settore pubblico, non tanto al privato, per fornire delle informazioni alle amministrazioni di diverso livello, dal livello locale, per cui città, municipalità, fino al livello internazionale, prendendo come riferimento alcune situazioni transfrontaliere, perché nonostante i confini geografici, cioè i confini politici, poi ci sono dei confini geografici e delle entità geografiche. E tramite questo portale si cerca di mettere a disposizione le informazioni in modo che questi enti preposti possano predisporre dei piani di adattamento. Per cui il sito è diviso in aree tematiche, ci sono delle divisioni per settori, l'agricoltura, i boschi, le foreste, le coste, la pesca, le città ovviamente. Possiamo prendere magari la mia presentazione, così vedete qualcosa. Un ringraziamento alla dottoressa, perché sta veramente facendo i salti mortali. Se magari la riprendo velocemente dall'inizio per farvi vedere giusto le foto di qualche immagine che aiuta sempre a mettere nel contesto, ma le vediamo velocemente. Grazie anche ai tecnici che hanno risolto il problema. Facciamo un po', questa era l'immagine di cui vi ho parlato prima, dove si vede, queste sono emissioni al 2009, si vede anche in questo periodo c'è stata effettivamente una diminuzione, purtroppo questo non è durato molto, ecco, per cui vedete il pallino, quello più grande è la Cina, quello azzurro, quello rosso sono gli Stati Uniti, là in mezzo l'Italia, è un po' rosa, in basso sotto la Germania, che è un po' più grande, vabbè.
così. Questa è l'immagine di Copernicus, di questo servizio di gestione dell'emergenza di cui vi parlavo, dove si vede la parte inondata della città con due toni di blu diversi e la copertina di questo libro che è una sorta di riferimento. Qualche mattina fa c'era appunto Gianfranco Bettin che ne parlava del Mose con altri invitati, non ricordo più chi, e hanno anche loro citato la distruzione della natura in Italia. Siamo ancora fermi là. Questo è il grafico sull'incremento del livello del medio mare e sul numero, la linea in rosso e le barre blu invece il numero di alte maree, quello ovvero sopra i 110 centimetri. Negli ultimi anni si vede una chiara tendenza, è inequivocabile. Poi possiamo anche magari dire, metterci a discutere sul perché. Ecco, qui anche mi piacerebbe aprire un'altra parentesi, visto che abbiamo anche dei ragazzi di un liceo scientifico. Qui non è fatto di credere o di non credere, qui è la scienza che ci sta dicendo determinate cose. Poi si può anche chiudere gli occhi, però il 97% degli scienziati che si occupano dei cambiamenti climatici dicono che il riscaldamento globale è dovuto all'azione antropica, è dovuto all'emissione di gas serra, e questo è un fatto scientifico, non è una cosa di cui ho sentito in queste trasmissioni, l'avrete sentite anche voi, in cui si riparla di Mose. Non c'è mai stato un vero dibattito sull'efficacia del Mose, perché ci sono sempre i dibattiti, ci sono sempre stati a livello politico, ma un vero dibattito, una vera valutazione è stato inficiato dal processo, dal processo con cui è stata sviluppata questa idea, progettato il Mose. Questi sono i record, le soluzioni, questo appunto che dicevo, che si tende a pensare che i paesi più vulnerabili siano quelli impattati, invece anche noi abbiamo avuto diversi impatti e la mitigazione deve essere vista appunto come una prospettiva, un futuro, un'opportunità anche, quella di spostarci su delle altre fonti energetiche. E questa è la pagina iniziale appunto di questo sito Climate Adapt di cui mi occupo io, qua ero arrivata, per cui riprendiamo la pagina. Ecco, in questo sito, se avete interesse, se digitate su Google Climate Adapt Europa dovreste riuscire a trovarlo, insomma, anche se non riuscite a trascrivere. Ci sono delle pagine nazionali dove sono pubblicate anche le strategie nazionali o insomma la pianificazione nazione per nazione con il quadro di riferimento politico, i settori, le azioni, le valutazioni anche che sono state fatte. Nello specifico appunto in Italia esiste una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ed è quasi concluso anche il processo per l'adozione di un piano nazionale. Alcune regioni poi sono state già operative, per esempio la Lombardia, nel produrre dei piani regionali. Stiamo ancora, alcune città, anche per esempio Bologna, lo vedremo più avanti, per cui la strategia nazionale è stata elaborata con un gruppo molto grande, col contributo della comunità scientifica nazionale, esperti dei vari settori, che sono più o meno quelli che elencavo già prima, e decisori politici a livello istituzionale hanno dato il quadro di riferimento, anche il coinvolgimento, perché ovviamente essendo strategia nazionale bisogna progettarla, cioè bisogna redigerla tutti insieme, sicuramente con un apporto della comunità scientifica, ma se poi io devo pensare all'implementazione di queste azioni non posso non avere il coinvolgimento anche dei decisori politici e dei portatori di interesse, in questo caso non solamente pubblici come quelli del sito che gestisco io, ma anche privati ovviamente, non governativi. Ecco, per cui nella strategia nazionale c'è stata un'analisi, una valutazione delle attuali conoscenze, ma anche l'identificazione delle lacune cognitive che dovranno essere colmate con programmi di ricerca, non ultimo delle opzioni di adattamento in modo da avere degli azioni, degli indirizzi. Appunto l'allegato 3 della strategia nazionale di adattamento fa proprio questo elenco di misure di adattamento che possono essere un quadro di riferimento per poi le amministrazioni locali, ma anche per il privato, per cui tutto il settore dell'industriale, terziario, agricolo, che dovranno necessariamente mettere in campo delle azioni per doversi adattare anche loro. A sinistra vedete elencati i settori di riferimento, ecco, niente di... All'interno di questo sito si trova anche uno strumento di guida a come si fanno, che è piani o progetti di adattamento.
uno strumento generale e uno strumento poi più specifico sulle città. Questi sei passaggi non è che siano proprio voi, se li leggete, sono un po' la scoperta dell'acqua calda, direte voi, però all'interno del sito questo strumento guida poi e collega con altre parti del sito dove si trovano poi delle informazioni più precise e più specifiche, perché ovviamente noi quando parliamo di adattamento, questo era un po' l'intervento che mi era stato chiesto, un po' come si fa a fare un piano di adattamento. Innanzitutto bisogna fare degli studi propedeutici e noi in Italia abbiamo fondato la geologia, forse, per cui li sappiamo fare. Dobbiamo identificare i rischi, per cui mappe di rischio, mappe di vulnerabilità, capire l'esposizione delle popolazioni, l'esposizione delle nostre infrastrutture al rischio degli impatti dei cambiamenti climatici, e poi identificare quali tra le misure di adattamento che sono delle quali abbiamo conoscenza oppure possono essere le migliori, oppure progettare delle misure specifiche di adattamento per dei casi specifici, come appunto poteva essere il MOSE, anche se il MOSE non è stato progettato pensando all'adattamento ai cambiamenti climatici, ma più specifico riguardo a un problema ricorrente. Si valutano queste misure di adattamento poi per scegliere qual è la migliore effettivamente per il caso specifico. Ovviamente la valutazione viene fatta da diversi punti di vista: l'efficacia, le risorse economiche disponibili, le capacità che ha un territorio. Poi si fa un'implementazione di queste misure, ovviamente, che deve avere però una fase di monitoraggio e di valutazione, perché poi il ciclo, come vedete, è un ciclo iterativo, perché ovviamente quando io poi ho la possibilità effettivamente di implementare una certa misura di adattamento, devo anche valutare effettivamente la sua efficacia e come poi eventualmente potrò migliorare quella misura di adattamento. Questo era un elenco, ma possiamo anche saltarlo, vi faccio vedere delle cose più divertenti, perché sul sito ci sono una serie di misure di adattamento, al momento una quarantina. Io qua avevo selezionato quelle sulla inondazione delle città. Anche Mestre ha avuto degli episodi, anche le frazioni, Vicenza, anche una decina d'anni fa, per cui non è che sia solamente, non è che sia una cosa episodica o legata alle coste, l'inondazione ovviamente. Su questo portale sono presenti anche diversi casi studio, un centinaio grosso modo, che possono essere selezionati in modo da vedere un esempio concreto di qualcuno che aveva un problema simile, per capire come questo problema può essere affrontato. Per cui qui, come vedete, ho selezionato tra gli impatti l'inondazione e tra i settori l'urbano. Questa è una mappa di quelli che sono presenti nel sito e sotto c'è un elenco, per cui per chiudere volevo farvi vedere qualcosa per capire di cosa stiamo parlando anche. Questo è qui vicino, Isola Vicentina, uno schema di gestione delle acque, per cui vedere come un'area si può ripristinare un'area golenale di un fiume come cassa di espansione naturale, per cui lasciata magari a terreno agricolo, però l'importante è che non sia edificato, in modo che questa cassa di espansione del fiume eviti l'inondazione di una parte di abitazioni, ecco. Questo a Isola Vicentina, però anche a Bilbao, un intervento, questo è un insediamento nuovo in un'isola all'interno del fiume, che però prevede la possibilità sì di costruire, per cui non è che nessuno sta dicendo di non costruire più niente, però di costruire con un determinato criterio, lasciando sufficienti spazi verdi, in modo che se questo fiume, che ha degli argini, si vede chiaramente dalla foto, spero riusciate ad apprezzare anche voi, che ha degli argini cementificati, abbia però la possibilità di espandersi senza inondare i piani terra o gli interrati degli edifici costruiti. Questo è Glasgow, che ha avuto un evento alluvionale nel 90, direi piuttosto severo dall'immagine sulla sinistra. Nel territorio a monte della città sono stati rinaturalizzati diversi corsi d'acqua in modo che l'acqua non arrivi tutta alla città ma possa fermarsi lì, infiltrarsi nel suolo, per cui di nuovo aree magari a verde con bacini di captazione, però sempre opere anche naturali per risanare degli ecosistemi, per cui anche questo c'è. Non solo il pensare a delle opere di ingegneria
in inglese vengono classificate tra green, grey e soft, grigie, verdi e soffici, una via di mezzo, no? Per cui non solo opere di ingegneria, però anche di rinaturazione, di ripristinare certi elementi degli ecosistemi che possano da soli assorbire l'impatto dei cambiamenti climatici. Questo è un altro. Questo invece a Copenaghen, in città, dei bacini, un viale alberato con al centro questa fossa che può essere usata anche molto gradevolmente come parco, però quando serve può captare comunque come bacino delle grandi quantità di acqua. Qui sempre per non dire che sono solo all'estero che si fanno queste cose, questo è un esempio che ho sviluppato io direttamente per il sito, per cui un edificio a Torino che è stato realizzato pensando a delle basse emissioni, per cui con coibentazioni, ma anche con questo aspetto di portare il verde, per cui 150 alberi e cespugli, tutti decidui ovviamente, piantati nei vasi che possano fare ombreggiatura d'estate, però che d'inverno perdono le foglie, per cui permettono alla luce solare di entrare nelle case e magari anche di riscaldarle, per cui di usare un guadagno solare. Ecco, qui appunto un riferimento, come avevo già detto prima, Bologna ha usato questi strumenti messi a disposizione sul sito, sulla piattaforma, per un progetto di adattamento, un piano di adattamento per adattarsi. Ecco, questi come esempi. Per cui, per chiudere, ho voluto presentarvi come delle politiche locali, basandosi sulla conoscenza scientifica, possano progettare un altro tipo di territorio, un altro tipo di sviluppo possibile. Ovviamente sono le scelte politiche, poi alla fine da scienziati noi facciamo ricerca, che ovviamente è anche ricerca applicata in questo campo, che è finanziata in larga parte da fondi pubblici. Come scienziati io penso abbiamo il dovere anche di restituire qualcosa alla collettività che tramite le tasse finanzia i nostri studi, per cui mettendo a disposizione del materiale. E qui sì, scelte politiche, io non voglio dire che anche gli scienziati non si siano magari chiusi troppo nelle loro torri d'avorio in passato, per cui forse anche chi produce ricerca dovrebbe fare un passo in più verso l'attuatore politico per cercare un dialogo per una crescita comune. Ecco, per cui appunto come chiusura questa, di pensare il cambiamento climatico sì come una sfida al nostro vivere, però anche come un'opportunità molto per andare oltre un paradigma di sviluppo che non è per niente sostenibile, e questo è la scienza stessa che ce lo dice, perché lo possiamo misurare tramite degli indicatori, come è stato appunto come il caso di questo report di cui vi ho parlato, pubblicato da The Lancet, e noi come individui possiamo risolverlo singolarmente cambiando i nostri stili di vita, ma lo possiamo anche risolvere a tutti i livelli, nel privato, le imprese, le associazioni, come maestra mia, producendo del dibattito per avere delle diverse politiche. Domanda alla fine, visto che abbiamo purtroppo perso un po' di tempo. Adesso possiamo cambiare. Al professor Battistelli di portarci anche lontano nel tempo, sì, e nello spazio. Mi pare, sì, no? Infatti, cioè, sembra che non c'entri nulla. In realtà sembra, perché Valentina ha introdotto un concetto fondamentale che è l'adattamento. Vi racconto la stessa storia, però una versione più vecchia, in un altro contesto. In realtà, più vicino, ok. Però in realtà anche la mia è una storia di adattamento, se vogliamo metterla così. E comincia facendo alcune considerazioni. Aspetta che trovo questo pulsantino. Ecco, facendo alcune considerazioni. La prima è che i cambiamenti climatici, come forse sapete, non sono poi una novità così assoluta, sono sempre stati e hanno sempre caratterizzato il nostro pianeta. Certo, ci sono differenze, ci sono analogie, ma insomma, voglio dire, sono sempre stati, ci abbiamo sempre convissuto e hanno influenzato chiaramente negativamente, ma anche positivamente, le società del passato. Ci sono esempi
a secchie, però io ve ne riporto uno in particolare, che è quello riguardante il caso dell'isola di Rapa Nui o Isola di Pasqua, come si chiama. Allora, cominciamo con collocare un po' il contesto di che cosa stiamo parlando geograficamente. E geograficamente parliamo di un'isolina che è il posto più remoto del pianeta, perché dista più di 3.000 km dalle Americhe, ed è anche un'isolina piccolissima, perché se andiamo a vedere com'è fatta, la vedete qui, fate conto che questo triangolo, il lato più lungo è circa una ventina di chilometri, l'ho messa in parallelo con l'isola d'Elba per avere un po' un'idea di quanto grande sia. L'isola diventa famosa, vedo qualcuno che è più vecchio di me, quindi sicuramente si ricorda che il film del 1994 è un film importantissimo per l'isola, perché succedono due cose fondamentali. La prima è che diventa una meta turistica, questo è rilevante. La seconda, un po' più negativa, che inizia l'utilizzo di sostanze stupefacenti importate proprio dai produttori del film. Questa è una cosa che sembra incredibile, però è andata proprio così. Sulla scia del successo, questo lo dico a titolo informativo, nasce una telenovela cilena che si chiama Llorana e che non ha visto sicuramente nessuno. Torniamo però indietro sul film, perché vorrei partire da lì, qualcuno l'avrà sicuramente visto. È una storia d'amore, varie eventuali, ma la cosa fondamentale è che ripercorre degli accadimenti che sono veramente accaduti, o meglio, ripercorre l'interpretazione che all'inizio degli anni 90 si dava agli accadimenti. E qual è? Cerco di riassumervela in un modo molto semplice. La chiameremo ipotesi dell'ecocidio, si chiama poi anche così. L'idea è questa: c'è un'isolina disabitata con un sacco di foreste, con diciamo una foresta di palme. Ad un certo momento arrivano i polinesiani, per un motivo non ancora ben chiaro, sono ossessionati dalla costruzione di statue giganti che si chiamano Moai. Per questo tagliano tutti gli alberi e utilizzano il legname per costruire e trasportare i Moai. A quel punto questo causa un danno importantissimo alla natura, come diceva anche Valentina prima, la natura, cioè, oggi lo facciamo evidentemente anche al tempo, secondo questa ricostruzione, svaniscono le foreste, non ci sono più risorse, non ci sono più Moai, non ci sono più polinesiani, tracollo totale. Questo è un po' il resoconto dell'inizio degli anni 90, insomma, e sul quale si basa il film. Vedremo che questa non è una versione particolarmente attendibile, ci sono molte lacune e sulle quali dovremo indagare. In particolare un elemento che non viene considerato è il cambiamento climatico. Ora, quello che cerco di fare oggi è di ho pensato di articolare questo intervento in tre momenti per portarvi a capire come si può sviluppare un'ipotesi climatica di questi accadimenti. Ma partirei da capire dove è nata l'ipotesi dell'ecocidio, perché se non capiamo da dove nasce l'ecocidio non riusciamo a combinare poi gli elementi. Allora, partiamo da capire come nasce l'ipotesi dell'ecocidio, poi dobbiamo indagare ulteriormente, quindi vi racconterò quelli che sono stati i nostri risultati, diciamo, della spedizione che ho organizzato e coordinato nel 17, e poi vedremo come questi risultati possono essere traslati in quella che è l'ipotesi climatica. Non entrerò troppo nel dettaglio, come mi ha suggerito Andrea, dettagli tecnici, però cerco comunque di darvi un'immagine. Poi se interessa, cioè sono qua per darvi anche queste risposte. Allora partiamo dall'ipotesi dell'ecocidio. Parto da qui perché, cioè, parto dal primo contatto tra gli europei e gli abitanti dell'isola. Parto da qui perché è il primo documento attendibile e storico che abbiamo di riferimento. Vi do solo proprio gli highlights. Siamo nel 1722 e il 5 aprile c'è un navigatore olandese che si chiama Van Roggeving. A un certo punto il suo equipaggio gli dice: guarda che abbiamo avvistato un'isola dalla quale sale una colonna di fumo. Questa foto chiaramente non è del 1722, l'ho fatta io dall'aereo, perché quando sono arrivato c'era una colonna di fumo, che è un po' una coincidenza. È il 5 aprile del 1722, è domenica, è Pasqua e si decide di chiamare così l'isola, sostanzialmente. Andiamo a vedere le cose importanti. Le cose importanti che troviamo in questo diario di bordo sono: la prima, la descrizione del paesaggio che gli olandesi incontrano.
ed è un paesaggio che viene descritto come vegetazione sparsa, magra, terreno arido. Vi riporto queste foto perché danno un po' l'idea di come è fatto. Quindi sostanzialmente la prima informazione è che il territorio è arido, non ci sono foreste tropicali. Questa è l'osservazione che sappiamo già dal primo incontro con degli europei con gli isolani. La seconda informazione importante riguarda il popolo che viene descritto. Io vi consiglio di leggere il diario di bordo di Rogemi, perché è veramente interessante. Parla di gente muscolosa, ben fatta, e rimane colpito dal fatto che avessero i denti bianchi. Tra l'altro James Cook 50 anni dopo arriva all'isola di Pasqua ed è colpito dal fatto che sti qua hanno i denti bianchi. Adesso non lo so se è perché i navigatori avessero i denti marci, quindi per confronto erano belli, però insomma è un dettaglio irrilevante per la nostra storia, ma insomma è molto curioso. Anche la storia delle orecchie, insomma, non ve le racconto, se volete ve le guardate. La cosa importante qual è però? È che sull'isola ci vivono 2-3 mila persone, che è un numero relativamente piccolo se ci pensate, cioè nel senso adatto per un'isola così, però non è eccezionalmente elevato. Un altro elemento importante che chiaramente salta agli occhi è il fatto che esistono queste statue megalitiche. Sono alte una decina di metri, effettivamente 30 piedi viene riportato nel diario di bordo e corrisponde alla realtà. Ce ne sono tantissime, ma la cosa che stupisce più di altre è che non vengono più costruiti da tanto tempo, cioè sto qua arriva nel 1700 e le statue non le fanno più, ce ne sono ma non le fanno. Scrivono anche che cioè è stupefacente come questi abbiano trasportato queste statue, visto che non hanno legname, metalli, non hanno risorse, e questo è un altro elemento che teniamo bene a mente. Quanti ce ne sono di questi Moai? Ce ne sono 888, che è un numero impressionante. Sono distribuiti, si vede qui dalla cartina, tutti attorno alla costa sostanzialmente, alcuni al centro, e sono tutti rivolti verso l'interno, tranne 7, credo. E l'elemento che ci interessa sottolineare è che provengono tutti dalla stessa cava, che si trova qui dal nome Rano Ravaku, che poi è questo lago, qui si vede insomma dove sono la maggior parte delle statue. Sono qui, ma sono state trasportate in tutta l'isola anche a distanze di una decina di chilometri, anche di più, cioè non è proprio un passaggio così irrilevante. Benissimo, ci facciamo una domanda e andiamo a vedere questi polinesiani, poi chiamati Rapa Nui quando abitano l'isola, come sono arrivati. Allora ci arrivano, la leggenda narra di Otumatupa, che arriva con la sua imbarcazione, forse arrivano un centinaio di persone, sbarcano verosimilmente in questa spiaggia, che è l'unica spiaggia dell'isola, e la domanda che ci facciamo è: ma quando è che sono arrivati? Discussione aperta che è stata discussa penso per centinaia d'anni, ma alla fine di recente, visto che abbiamo sviluppato un sacco di metodi di datazione diversi, sia radiocarbonio che dell'idratazione dell'ossidiana, eccetera, siamo tutti quanti abbastanza convinti che i primi coloni polinesiani siano arrivati attorno al 1200 d.C. Allora, fermi tutti. 1200 d.C., gli europei arrivano nel 1722, sono passati 500 anni. Già non fanno più i Moai da tempo, questi qua hanno fatto 888 Moai in 500 anni, se gli è andata bene. Tanta roba, eh? Benissimo. Andiamo a inserire una nuova casella. La casella è uno studio, secondo me abbastanza importante, di Flanley. Flanley è un palinologo, una persona che studia pollini sostanzialmente. Si reca sull'isola, arriva al sito di Rano Ravaku, che è poi la cava che vi dicevo prima, e vede che c'è questo lago. Il lago è ideale per studiare condizioni della vegetazione del passato, perché ha i sedimenti. Qui vi ho fatto una rappresentazione molto schematica di come funziona. C'è un lago, c'è un processo di sedimentazione. Durante il processo di sedimentazione, chiaramente, il sedimento si tira dietro un po' tutto quello che c'è intorno, che è caratteristico dell'ambiente in quel momento. Poi passa il tempo, abbiamo un secondo momento e si ha ancora formazione di sedimento. Però questo nuovo sedimento, diciamo, si porta all'interno delle informazioni che sono chimiche, che sono pollini, che sono quello che vi pare, del tempo corrispondente al secondo. E
e così via anche con il terzo tempo. Quindi l'idea quale diventa? L'idea diventa che se riesco a prelevare una carota di questo sedimento posso avere un'informazione temporale di quelle che erano le condizioni della vegetazione, quindi tipicamente si ottengono cose di questo genere, la vedete qua. E che cosa trova Flanley in questa carota nella parte più profonda? Trova queste pallette che in realtà si chiamano fitoliti ed appartengono ad una pianta che non esiste più. Dopo tanti studi si converge all'idea che questa pianta sia molto simile ad una palma gigante che attualmente cresce in Cile, ma che in realtà la specie non è estinta. Lo trova però nei sedimenti più profondi, non in quelli recenti. Trovano anche la presenza un po' più abbondante di un'altra pianta d'alto fusto, anche se un po' più piccolina, che viene chiamata toromiro. In realtà esiste ancora fino al 1900, si estingue sull'isola nel 1927, se non sbaglio. Esiste ancora, tra l'altro, nel giardino botanico in Svezia. Benissimo, allora, mettiamo insieme i pezzi. I pezzi sono, abbiamo degli indizi, i polinesiani arrivano nel 1200, nel 1700 abbiamo 2-3 abitanti, esistono delle palme almeno prima del 1500-1600, abbiamo 888 moai costruiti in 400 anni, vuol dire che ne fanno uno ogni 6 mesi, non ci sono animali da tiro, tiriamo qualche conclusione. La conclusione è che la popolazione doveva essere necessariamente più elevata di quella dell'arrivo, almeno questo è quello che emerge, prima dell'arrivo degli europei. Non entro nel dettaglio, la discussione è ampissima, alla fine si converge a un valore del suo massimo di circa 17.000 persone, anche se, ripeto, ci sono state proposte molto più elevate. Quindi la versione diventa, questi qua sono ossessionati per costruire i Moai, hanno bisogno di reperire materiale, deforestano tutto quanto, diminuiscono le risorse e si ha un collasso sociale, diminuzione della popolazione, eccetera, eccetera. In realtà questo viene confermato anche da altre evidenze. La prima è che sia un passaggio culturale, smettono di costruire i Moai e passano a quello che viene chiamato il culto del Tangatamanu, che è poi quello che si vede nel film quando corrono nella scogliera, poi si lanciano a prendere l'uovo se qualcuno l'ha visto. Quindi c'è un cambio culturale, non riescono a costruire i Moai, facciamo qualcos'altro per decidere chi comanda e si inventano questa cosa. Iniziano e ci sono evidenze di episodi di cannibalismo, allora uno dice si mangiano tra loro perché hanno fame. Può essere, e comunque è coerente. E si passa dalla cremazione dei morti alla sepoltura, ovviamente, non ho più legno da ardere, i morti non posso bruciarli, li seppellisco. Ci sono racconti, eccetera, di conflitti, episodi violenti. L'ho scritto in rosso il fatto che emerge la scrittura, perché non c'entra niente, però è un elemento. Cioè, questi qua è come se nel momento in cui c'è un collasso sociale cominciano a scrivere. Strano, no? È un po' strano. Comunque poi ci torno su questo, solo un elemento, in realtà non è una conferma. Perché l'ipotesi dell'ecocidio non funziona? Perché in realtà qualcuno si è messo a studiare come si potesse trasportare un Moai e hanno provato di tutto, a usare le palme come rulli, a usare degli strani sistemi di leve, ma alla fine quello che sono riusciti a scoprire è che il modo migliore è il sistema delle tracorde che è rappresentato qui. Hanno fatto anche una prova qualche anno fa, hanno provato a trasportare un Moai, chiaramente non originale, però una ricostruzione, con un sistema di tracorde. Non so se si vedono le tracorde, comunque due sono laterali e una sono dietro. Quelli laterali le fanno ondeggiare il Moai, una specie di roba che fa così, me la faccio così, e un po' alla volta lui va avanti. E quello dietro serve per tenerlo. Quindi sostanzialmente, se questo è il metodo di trasporto, non avevano bisogno di tagliare gli alberi per costruire i Moai. Tra l'altro, se andiamo ben vedere, la palma gigante in realtà è cava all'interno, oggi viene usata come alimento, si estrae uno sciroppo perché non potevano farlo anche loro, sicuramente non è adatta per il trasporto comunque come rulli. E se andiamo a vedere il toromiro, è un alberello piccolino e anche questo insomma non è che ha... che ha una grande importanza da questo punto di vista. Tra l'altro va osservato che c'è stato un progetto che ha tentato di reintrodurre il toromiro nell'isola, che però è fallito.
cioè in realtà è una pianta che non riesce più a sopravvivere nelle condizioni attuali, e questa è un po', secondo me, un'indicazione. Quindi sostanzialmente questa ricostruzione è un po' lacunosa, ci abbiamo creduto per tanti anni per le ragioni che vi ho fatto vedere, però in realtà non è una risposta. Cosa facciamo? Dai che indaghiamo. Come facciamo a indagare? Beh, mettiamo insieme 5 pazzoidi e li mandiamo sull'isola. Ringrazio qui pubblicamente l'Ateneo per il finanziamento che mi ha dato, insomma, che ha consentito questa spedizione, e andiamo a vedere 2 siti più importanti. Ripercorriamo un po' l'idea di Flanley, cioè andiamo a raccogliere delle carote di sedimento, ma 50 anni più tardi abbiamo strumenti chimico-analitici più performanti e quindi possiamo avere una migliore risoluzione, migliori informazioni di quella che è la ricostruzione delle condizioni ambientali. I 2 siti sono questi, Rano Cau, dove c'è l'arcobaleno, e Rano Raraco, che poi è la cava dove costruivano, dove scolpivano i Moai sostanzialmente. Sono due laghi. Che cosa facciamo? Preleviamo il sedimento, ma preleviamo anche acqua, suolo, tutto quello che riusciamo. Sì, qui vi ho messo delle fotografie giusto per farvi capire un po' il contesto, come si sviluppa. Sì, ci ho messo sfruttamento della manodopera locale, però in realtà ci ha dato una mano, insomma, perché è una brava ragazza. Va bene, ok, che cosa troviamo? Molto brevemente, partirei dall'acqua. L'acqua del sito di Rano Raraku. Facciamo un'analisi chimica non particolarmente sofisticata in realtà, però la prima volta che si fa, e troviamo una concentrazione di cloruri che è di circa 1 grammo per litro di acqua, che è una concentrazione elevatissima, se ci pensate. Allora la domanda diventa, ma da dove arriva sta acqua salata? Cioè un'acqua salata. Ma il sito, se voi andate a vederlo, forse qui non rende, ma insomma, non ci sono fiumi che entrano, fiumi che escono. Cioè, è un sito isolato, quindi l'acqua arriva solo attraverso la precipitazione. L'acqua se ne va solo attraverso l'evaporazione. Ora, siccome l'acqua delle precipitazioni è leggermente salata, siamo vicini al mare, siamo a 1 chilometro dall'oceano, c'è una certa salinità delle piogge, e l'acqua che precipita, cioè, è un po' salata. Chiaramente poi il fenomeno di evaporazione non fa altro che concentrare l'acqua salata, e nel corso degli anni questa salinità aumenta. Allora cerchiamo di costruire una specie di, fare un bilancio di massa sostanzialmente, per andare a capire quanto tempo ci è voluto per raggiungere questa salinità. Quello che ci serve sapere è quanto piove sostanzialmente e quanto è il contenuto della salinità delle piogge, informazioni che abbiamo. Costruiamo questa specie di modello, direi quasi, anche se è una parola molto azzardata, per cui abbiamo la concentrazione della salinità del lago attuale, che la vedete qui, okay, e andiamo a ricostruire quanto è iniziato questo processo. Ora ci sono 2 cose che vi faccio notare. La prima è che abbiamo un'informazione su una misura di conducibilità che è stata fatta nel 92, non nel 90, che si adatta perfettamente a quelli che sono i nostri calcoli. Il problema è che intercetta lo zero negli anni 50, 1950, e questo sembra abbastanza strano. In realtà strano non è, perché scopriamo che nel 1950 c'è stata un'azione di rimozione sostanzialmente dell'acqua del lago per usi e agricoli. Cioè, questa, non so se si vede, c'è una casetta nella fotografia, e gli agricoltori di quella casetta hanno pensato bene di estrarre l'acqua per irrigare i campi. In realtà i campi è morto tutto perché era un'acqua troppo salata. Però questo va bene perché in realtà conferma quello che è il nostro modello. E sì, qui vi faccio solo vedere una ricostruzione a livello del lago. Quando arriviamo noi siamo a circa 1 metro, è un livello abbastanza basso, però negli ultimi 50 anni è oscillato da 1 metro ai 6 metri almeno. Allora, la domanda che possiamo porci è: quanto era salata l'acqua del lago nel 1200, 1400, il periodo in cui sono arrivati questi polinesiani, avendo capito che il modello effettivamente funziona? Beh, quello che dobbiamo sapere è quanto vecchio è questo lago. E il sedimento più antico trovato è di circa 34.000 anni, quindi è iniziato questo processo 34.000 anni fa, almeno, forse di più. Quant'è il livello del lago massimo che si poteva avere in condizioni ottimali? Qui vi scrivo 20 metri, non è che vi sto troppo a spiegare perché, ma in realtà dalle analisi del cerio e del suolo siamo riusciti un po' a ricostruire
quali sono stati i livelli del lago più frequenti. Insomma, diciamo che difficilmente ha superato i 20 metri negli ultimi anni, quantomeno. E allora cosa salta fuori? Salta fuori che, secondo la nostra ricostruzione, nel 1200 la salinità del lago era di circa 10 grammi per litro d'acqua, che vuol dire che sostanzialmente l'acqua disidrata, cioè un'acqua talmente abbastanza salata che non è bevibile. Allora, riassunto, l'acqua di Rano Raraku non è mai stata potabile. È interessante questa cosa, perché l'acqua è sempre stato un problema dell'isola. La domanda diventa, ma se non bevevano l'acqua di questo lago, che cosa bevevano questi? Beh, c'è un altro lago, come vi ho detto, più profondo, più grande, è possibile che bevessero questo tipo di acqua. Non solo la salinità, perché non me l'hanno fatta raccogliere, però immaginiamo che fosse sufficientemente dolce da poter essere utilizzato come risorsa. Allora, io sono andato giù, sono tornato su e questo è il risultato. Ci ho messo un'ora per andare, un'ora e mezza per tornare, ero sfinito. Quindi immaginatevi 17.000 persone che devono andare a prendere l'acqua a Rano Kau e ci mettono 2 ore e mezza per prendere dell'acqua e poi quando tornano su se la bevono tutta perché sono sfatti. Quindi non è sostanzialmente sostenibile questo tipo di azione. L'acqua effettivamente rimane ancora un problema. La domanda persiste. Che cosa bevevano? Allora, vi potrei dire che, essendo un'isola, essendo ricoperta e circondata di acqua, bevessero l'acqua dell'oceano. E in effetti i cavalli lo fanno. Cioè, questa è una cosa che io ho visto, una foto che ho fatto io, e i cavalli bevono l'acqua dell'oceano. La domanda è come fanno? Semplicemente, quando piove, la pioggia penetra nel suolo, poi ci sono tutto un sistema di condotti, si chiamano lava tubes, sono dei depositi di lava, l'isola è vulcanica, e l'acqua comunque percola e comincia ad essere trasportata e torna all'oceano. Chiaro che l'acqua dolce è più leggera dell'acqua salata e quindi c'è un'interfase per cui sulla costa l'acqua dolce galleggia sull'acqua salata ed è bevibile. I cavalli lo fanno, ci sono alcuni testi che riportano che i Rapa Nui sono talmente pazzi che bevono l'acqua dell'oceano. In realtà bevono l'acqua che viene dal suolo sostanzialmente. Ora, quest'acqua non è un'acqua che può rimanere per molto tempo, è un'acqua che rimane fin tanto che piove. Se non piove più, quest'acqua non c'è più. Un lago è salato e un altro è irraggiungibile. Allora, teniamo a mente questo e andiamo a vedere un'altra cosa che emerge invece dalla carota di sedimento che abbiamo raccolto, che è questa. Non entro troppo nel dettaglio, vi dico solo che l'abbiamo analizzata con diversi composti, diverse molecole. Quella che vi faccio vedere qui è una specie di fotografia molecolare del sistema ambientale, vedetela così. La verità è che abbiamo 3 sistemi ambientali diversi e sono intervallati da queste linee rosse che rappresentano dei periodi di prolungata siccità. Allora, è un po' come diceva Valentina prima, no? Come avere la febbre 37 per un tempo lunghissimo. Cioè, qui l'evento magari è, cioè non c'è un evento puntuale eccezionale, è una roba continua che porta a avere una condizione di siccità persistente. Non è solo uno studio nostro, è anche combinato con altri, insomma, che ci sono un po' un'equipe di persone. Però se andate a vedere abbiamo evidenze per cui tra il 500 d.C. e il 1100 d.C. non c'è sedimento, non abbiamo un sedimento di quel periodo, quindi non c'è stata deposizione, quindi il lago è stato secco, è rimasto secco per 600 anni, a meno di episodi sporadici, però diciamo che questa è la tendenza. Dopo questo periodo secco la fotografia blu di un ambiente blu, poi vediamo di capire che cosa significa, diventa verde, quindi c'è una trasformazione ambientale abbastanza significativa. Se andiamo a vedere quando arrivano i primi coloni, arrivano appena dopo. Cioè, i primi coloni non sono causa di questo cambiamento climatico, è un cambiamento forzante naturale che però in qualche maniera ha contribuito a farli arrivare. Poi vediamo di capire se è vera questa cosa. Comunque loro arrivano nel periodo migliore, perché il periodo umido va dal 1165 fino al 1520. Nel 1520 subentra un altro periodo di prolungata siccità che dura altri 200 anni. Ora, se andiamo a vedere le palme quando si estinguono dall'isola, questo periodo coincide con il periodo di grande siccità. Poi, passato questo periodo, ci sono ulteriori condizioni diverse che sono
comunque diverse da quelle precedenti. Quindi abbiamo una serie di trasporti, una specie di evoluzione temporale caratterizzata da degli eventi secchi. In realtà non è che i Rapa Nui hanno disboscato l'isola, sono stati fortunati ad arrivare nel momento migliore di questa lunga storia, che è durato però purtroppo solo, diciamo, 300 anni. Ecco, dopo è arrivato un nuovo periodo di siccità. Se andiamo a vedere i pollini delle palme ricostruiti non solo con una singola evidenza, ma come andamento, vediamo che c'è una diminuzione progressiva delle palme. Non è che loro a un certo punto le hanno tagliate e basta, è un fenomeno climatico che induce una diminuzione del numero di palme, che evidentemente necessitano di condizioni climatiche diverse. Vi faccio vedere queste foto per farvi capire che attualmente, giusto per tornare un po' nel presente, il livello del lago sì era basso, ma guardate cosa è successo qualche mese più tardi, lo stesso lago, e qualche mese ancora più tardi. Cioè sostanzialmente questo lago si è seccato nel giro di 3 mesi. E questo è successo verosimilmente molte altre volte anche nel passato. Allora voi mi dite, ma tanto quest'acqua non se la bevevano? Certo, è vero che non se la bevevano, però è vero che se il livello del lago è basso, è secco, significa che l'equilibrio tra le precipitazioni e l'evaporazione è a favore dell'evaporazione. Quindi vuol dire che sostanzialmente piove poco, perché l'evaporazione è un processo abbastanza costante. Qui le temperature sono di 20 gradi tutto l'anno, quindi non è che abbiamo un'estate calda, inverno freddo, è abbastanza costante, quindi anche l'evaporazione, ammesso ed escluso certi fenomeni ventosi, vabbè, però voglio dire, l'effetto principale è che il lago diminuisce il suo livello perché piove meno. Se piove meno, anche l'acqua che arriva all'oceano ce n'è meno, e quindi l'acqua è il problema principale dell'isola. Allora sviluppiamo l'ipotesi climatica, aggiungiamo degli elementi rispetto a quelli precedenti, quindi che rimangono costanti, cioè ci sono sempre i coloni che arrivano, costruiscono, fanno, però abbiamo introdotto delle nuove variabili. Cioè abbiamo capito che non c'è una grande disponibilità di risorse idriche in quest'isola, e nel momento in cui questi si trovano a dover affrontare un periodo di eccezionale siccità, chiaramente questo va a compromettere tutto, va a compromettere la loro capacità di ottenere risorse non solo idriche ma anche alimentari, se ci pensate, perché l'agricoltura sostanzialmente si fonda sul fatto che i campi possono essere anche bagnati, insomma. Ci sono due fenomeni che abbiamo individuato: le palme che le palme diminuiscono, il trasporto di Moai, abbiamo visto, non richiede l'utilizzo di queste piante, e quindi sostanzialmente quello che possiamo dire, grazie, sì, ma ho finito. Ok, sì, quello che possiamo dire è che è stato questo tipo di fenomeno, questo cambiamento climatico, che ha chiaramente dei fattori, delle forzanti naturali, che ha indotto il collasso della società. Le palme diminuiscono anche forse perché venivano effettivamente utilizzate. Ricordiamoci che le palme sono una fonte di cibo sostanzialmente, quindi nel momento in cui il cibo va a mancare, è chiaro che io cerco dove posso. Potreste dire che è la stessa cosa, in realtà l'intenzione è diversa, c'è un tentativo di adattamento, probabilmente finito male, un mal adattamento. Ma vedremo che poi c'è un buon adattamento anche. Sì, vi faccio solo vedere questo perché secondo me c'è qualche elemento in più. Questo è ipotetico, è una mia interpretazione, non ha nessun fondamento ancora scientifico, però se andiamo a vedere questo indice, è un indice che descrive la circolazione oceanica, andiamo a vedere che, questo in rosso parlo, andiamo a vedere che loro arrivano in una condizione dove questo indice, cosa significa? Questo significa che cambiano le traiettorie, le correnti, e siccome i polinesiani hanno sempre viaggiato utilizzando le correnti oceaniche, insomma pensate, c'è un'isola di 20 km nel cuore del Pacifico, com'è che ci arrivi? Cioè devi andarci addosso per vederlo. Quindi è molto probabile che se la traiettoria, la rotta che uno percorre non è abbastanza vicina all'isola, neanche si accorge che ci sia. Va avanti, beh sì, va avanti, poi chissà quanti sono morti, tra l'altro. Comunque i primi coloni arrivano qui in un momento, diciamo, di un certo tipo di circolazione oceanica. La circolazione cambia. I modelli in realtà non vedono nulla di particolare, però vi faccio notare che in un'isola di 20 km, se piove 30 km più in qua, sull'isola non ci piove. Quindi una piccola modificazione, diciamo,
delle traiettorie, delle correnti, della circolazione atmosferica e oceanica mi porta a un grande danno per un'isola così piccola, che è molto più sensibile a questo. E in effetti i Rapa Nui vivono e prosperano nel periodo sostanzialmente più umido caratterizzato da questa condizione. Perché secondo me poi non sono più arrivati? Perché la circolazione oceanica non favoriva il fatto di incrociare quest'isola. Poi però la circolazione oceanica cambia e torna a un livello come quello precedente. Perché non possiamo immaginare che ci sia arrivato un altro popolo come sono arrivati quelli precedenti? Questo giustificherebbe in qualche misura il fatto che ci sia stato un grosso cambiamento culturale, indotto anche da questi fenomeni. Quindi il cambiamento climatico non è solo un mettere in crisi le risorse di una società, è anche il fatto di favorire delle migrazioni, tema tra l'altro molto attuale, perché noi stiamo vivendo questo tipo di contesto. Bene, sì, questa è una mappa che vi ho messo per farvi vedere quali sono i periodi con cui i polinesiani viaggiano attorno al Pacifico, e vabbè, sono rilevante. La cosa invece che volevo farvi vedere, e concludo, è che ad un certo momento i Rapa Nui cominciano a costruire queste cose, che si chiamano manavai, e sono una specie di, non dico delle serre, però servono per proteggere le loro risorse, le loro piante dall'azione del vento, che sostanzialmente va a incidere notevolmente sul fenomeno di evaporazione. Adattamento positivo, ci provano, che è quello che poi dovremmo fare anche noi, no? Ci provi a fare una cosa, hanno provato a mangiarsi le piante, le palme eventualmente, se le sono fumate tutte, non andiamo in questa strada, proviamo qualcosa d'altro, costruiamo questo tipo di recinto di pietra, vediamo che funziona, ne costruiscono 2553. E forse questo è stato il motivo per cui sono riusciti a sopravvivere in condizioni particolarmente, particolarmente difficili. Quindi non criminalizziamo questo popolo che ha solo tentato di sopravvivere, non è che è diventato pazzo per costruire Moai e quindi si è autocondannato. Io riscriverei questa storia anche per il rispetto di questa gente. Queste sono tutte le persone che vorrei ringraziare, Maururu vuol dire grazie, perché hanno contribuito ognuno a proprio modo, in particolare Gabriella, che è stata sì, una persona che ha sicuramente salvato la spedizione, perché mi ha consentito di ottenere i permessi che altrimenti non saremmo mai riusciti ad avere. Maururu. Grazie. C'è Anna di Fridays for Future, proprio un flash brevissimo, scusaci ma purtroppo gli inconvenienti tecnici ti hanno rubato tutto il tempo. Salve a tutti, io sono Anna di, vorrei però dare le spalle, e sono Anna di Fridays for Future Venezia Mestre, e porto la testimonianza di tutti i ragazzi di questa grande organizzazione, che in questi giorni sono stati particolarmente impegnati per quanto riguarda gli aiuti che abbiamo dato al centro storico veneziano, che hanno visto una partecipata affluenza non solo dal centro storico ma anche forse soprattutto dalla terraferma, che ha sentito molto questo problema e ha visto Venezia, ha iniziato a vedere Venezia come un po' il simbolo del cambiamento climatico che stiamo vivendo. Nel senso che, scusate, non è più solo quello che leggiamo nei giornali e quello che vediamo nei telegiornali o nei social network, ma l'abbiamo vissuto in prima persona sulla nostra pelle. E secondo me Venezia sta diventando un po' il simbolo di quello che è il cambiamento climatico in quanto qui e ora. Nel senso che non è in altre parti del mondo, ma come ha detto prima la dottoressa, lo viviamo anche noi, e quindi noi ci impegniamo tutti i giorni, in questo periodo particolarmente, per sottolineare la nostra battaglia, ma anche le responsabilità delle politiche che sembrano non stiano facendo abbastanza per cambiare questo sistema in maniera radicale, perché il cambiamento di cui abbiamo bisogno è un cambiamento radicale e anche un adattamento, ma purtroppo siamo arrivati ad un punto in cui bisogna veramente
svoltare la situazione, e quindi stiamo parallelamente lavorando per invitare più studenti e più persone possibili al corteo che si terrà venerdì 29 novembre, corteo globale climatico, giorno di blocchi e di partecipazione attiva, spero. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Mi dispiace per le domande, ma il tempo per il bistrò lo dobbiamo chiudere. Vi invito a un piccolo brindisi che offriamo, come sempre, alla chiusura di questo nostro incontro, lì in entrata. Grazie a tutti voi, arrivederci. E grazie ai relatori, naturalmente.